scontro. Una camminata dell'accoglienza l'hanno organizzata insieme l'Unione Sport per Tutti, l'UNICEF e l'Associazione Calabriando. Tra i partecipanti anche un gruppo di ragazzi minori non accompagnati, ospiti della Fondazione Città Solidale. L'itinerario a strapiombo sul mare tra Staletti e Squillace. Il servizio è di Emanuela Gemelli. Quello che passa da Squillace. Questo giorno mi ricorre un giorno bellissimo per noi. Uscire insieme con tutte le persone e fare un passeggiate. Tutti i ragazzi piacere tanti, sogni, siamo ancora più contenti di questa passeggiata. Idris è uno degli ospiti della Fondazione Città Solidale, ragazzi sfuggiti a guerre, violenze e povertà assoluta. Accoglienza è una parola, ma c'è anche chi è capace di viverla, aprendo addirittura la propria casa. Ognuno di noi deve mostrare il meglio di sé umanamente nell'accogliere, nel partecipare, nel collaborare a una integrazione efficace di quella che è poi gente, persone che vengono da altri mondi ma che stanno nel nostro mondo. C'è la camminata, ma c'è anche un'altra cosa, l'accoglienza, la solidarietà. Un ragazzo che soffre, che passa quello che ha passato, è un ragazzo al di là di dove sia nato e dove, che tipo di carta d'identità. Per noi è stata una giornata speciale e penso anche per loro. L'operazione Sport e Solidarietà e dell'UNICEF. Diciamo che è un progetto che presuppone l'inclusione sociale, l'integrazione e anche quindi fare attività sportiva insieme a loro. Dal promontorio di Staletti fino al mare di Squillace, camminando, arrampicandosi, sostenendosi vicendevolmente, un gruppo di umanità bella dipinto in un quadro naturale sospeso tra cielo e mare.